Ora si torna in live dopo un anno. Oggi andremo a testare diversi player. Arrivo subito, vabbè, ma tanto faccio, cioè, faccio un po' per i cassi, cioè, ok, no? Non sono più abituato a fare live, cioè prova audio. Perfetto, si sente benissimo. Allora, test oggi veloce, cioè veloce, no? Di questi tre giocatori. Il primo, Weston McKennie. Lasciate stare 110 partite perché vabbè, l'ho già testato, ma cioè dovrò pur far vedere qualcosa su Twitch, cioè non è che posso venire qua e dire test nuovo, no, vabbè, vi farò vedere perché mi ha fatto già 110 partite e perché secondo me è forte. Lo useremo mezz'ala, lasciando, cioè, si gioca con lo rombo, il modulo del maestro Hollywood. Questo invece l'altro, vabbè, questo qua anche lui belle stats. E l'altro sbloccato più recentemente è questo Jorginho, che se domani l'Italia dovesse vincere, speriamo di sì perché perdere con gli inglesi mi darebbe fastidio, dovrebbe ottenere un upgrade di più 2, quindi arrivare a 96 con un 92 di velocità, presumo un più 3 in tutto, però il minimo indispensabile è avere un più 3 in tutto, quindi 92 velocità, 92 tiro, 98 passaggio, 98 dribbling, 93 difesa e 94 cioè una bestia, ecco. E niente, adesso andiamo a provare. Intorno a questa squadra c'è, cioè, ancora punta, non ho i soldi per mettere qualcuno. Ma faccio un po' quello che mi pare, no? Grande la Padula, fortissimo. Vediamo. Allora, qui 941 punti. Ah, qua devo quittarne un po' perché sennò tilto troppo su FIFA, quindi diciamo che gioco un po'. Quittiamo 5 partitine, dai, 4-5 partite, poi si inizia col test vero e proprio. Ecco, sta gente qua è quella che mi fa più paura, perché vabbè, c'è, di solito io gioco divisione 2, 3, ero arrivato anche divisione 1, però vabbè, per cazzeggio così sto alla 6. E questa gente è preoccupante. Questa gente preoccupa tantissimo. Però no, vabbè, questa qua la gioco. Ma sento qualcosa.
stracci, stracci. Nel rombo Jorginho, COC e le mezzali sono Arthur e McKennie. Dopo vi farò vedere CDC, ma CDC posso già dirvi che non workano secondo me CDC messi proprio singoli. Secondo me workano, cioè soprattutto Arthur e McKennie. Mezzali secondo me è l'ideale, soprattutto Arthur che spesso si inserisce, fa delle belle azioni. Gioco. Passaggi molto belli di Jorginho. È anche un bel tiro, un gran bel tiro Jorginho. Secondo me c'è questo ideale perché dopo io ve lo faccio vedere CDC, no? Ma sposteremo così per un po', qui sarà blasfemia, però Chiellini COC e metteremo Jorginho CDC, ma vedrete che non, cioè secondo me, cioè ancora non ho provato niente CDC, ho fatto giusto 3 partite con Giorgini, però invece la Padula proveremo quello speciale appena uscito, però poi quello che mi ha sbagliato, ma dopo un po' diciamo che anche un po' il gioco che si mette qua nei tunnel, vabbè. McKennie che non è poi così veloce, eh? Anzi, cioè, è un po' più pesante, è un po' più in tronchetto. Ma perché sono sbilanciate le statistiche di velocità di McKennie, quindi non si può proprio dire con certezza, cioè è un 92 un po' farlocco. Difesa che, vabbè, che sto giocando a livelli bassissimi, però è un ottimo starter. Poi vabbè, quel Juan Jesus è uscito poco fa, magari ci dedicherò 2 parole per Juan Jesus. Invece Bernardeschi, Chiellini e più avanti la punta che metterò al posto di La Padula, o magari anche il terzino al posto di Letizia, che vabbè sarà Spinazzola probabilmente. Magari dopo per loro ci dedicherò un'altra live, ma adesso vediamo un po' quanto rendono i tre che ho citato nel titolo. Ma vabbè, mi piazza sul sinistro, prova a tirare di destra e avrà 104. Chiellini freeze. No, nel dribbling è un po' così McKennie, però cioè ha un ottimo tiro. Difensivamente è molto valido, però secondo me CDC messo proprio CDC CDC non va bene perché
è un po', cioè, è troppo manuale. Work rate normale normale, che non, secondo me, non permettono a McKennie di fare il CDC in un rombo, secondo me. Allora, Einstein intesa non ve l'ho detti, ma allora Arthur con Umbra, che secondo me usandolo mezzala. Si potrebbe provare anche a dare, non dico un cacciatore, però un motore. Mentre Jorginho con cacciatore, perché secondo me c'ha comunque abbastanza agilità, già così, quindi non c'è bisogno di motore. Poi se cioè io lo uso CoC, magari è un po' esagerato, però mi rende molto, cioè rende molto bene come CoC Jorginho, stranamente. Tutti se lo aspetterebbero CDC. Sto qua, vabbè, difesa 3, ok, vabbè, terzini in difesa, questa non mi manca, cioè, beh, me l'aspettavo, adesso vediamo. Sto qua quitta, quindi quitto io per primo. Dato che così almeno perdo un po' di punti. Sto qua che butta via il pallone così è uno che quitta, quindi va bene così. Adesso si gira abbastanza bene nei pacchetti, così o anche primi delle Battles Arrivals si riesce a portare Lukaku, se non è proprio quello nuovo, almeno dai, diciamo quello Tots. Se proprio va male male, porto quell'altro 85, questo Moore, Thiago Silva, questo qua, Madonna, Chilwell 97. Ecco, un errore dell'EA mettere questi giocatori che si upgradano così tanto per nulla, cioè. Onestamente, vedere anche un Morata con 95 di overall fa un po' ridere. E poi dovrò provare anche quell'upgrade di Morata, che l'avevo prima e mi piaceva abbastanza. Bernardeschi è un altro che è molto buono, economico, è uno dei migliori economici di Serie A secondo me. Messi a COC secondo me work ancora meglio, però vabbè, adesso lo metto a TT e andrebbe, cioè, va bene così. Non è poi malissimo neanche a TT, anzi, magari un po' le pecca un po' in velocità, anche soprattutto per colpa del body type. Proviamo il tiro a giro di Jorginho. Ah, è inculato questo.
Gnabry. Registro bernardeschi, vabbè, parlerò meglio magari quando sarà ora il suo test, però è un ottimo giocatore, 50.000 crediti spesi bene. Poi vabbè, cioè, ovviamente non è che ti rischia la giocata. Jesus, sarei un po' perso qua. Gol. Gol. Ah no. Allora, facciamo una roba, proviamo sto Jorginho CDC, mettiamo anche Bernardeschi CDC e qua ci picchiamo. Felipe Anderson così a caso, tanto non, l'obiettivo non è far chissà che, giusto per far vedere, per testare, poi gioco il Jorginho, perché anche lui work rate medio medio e... Esce dal campo con il numero 11 Giorgio Chiellini. In campo con il numero 19 Felipe Anderson. Chi è? Ah, la Segna Padula. formazione ospite con il numero 10 Gianluca Bello Padula. intervento di Jorginho qui. Sembra abbastanza automatico anche come CDC, onestamente. Comunicazione per la signora Maria Gabriella Costantini. Abbiamo ritrovato il suo portafoglio. Può recarsi presso il posto di polizia per le operazioni di identificazione. Grazie. Giorgino, qua il buco che ha lasciato. Il piazzamento difensivo devo dire che non è ultra top, onestamente. L'intercettazione c'è, però mi sembra uno di quei CDC che punta sull'intercettazione, che quindi poca forza, poco albero. Vedete questo medio medio di work rate che lo fa rimanere lì. No, si è tolto qui. Qui si era tolto. Tira giro di debole, che poi vabbè è un 5-5 Berna, quindi
Non sa proprio 5-5 anche la carta base. Non vorrei dire, però. Stanno comunque FIFA gestito malissimo, gli ho di carte. Non si capiva più, cioè il shapeshifter, i giocatori che cambiano posizione, il piede debole che aumentava senza criterio, senza una promo speciale. A volte spesso così a caso aumentava. Vediamo un po' il dribbling di Weston McKennie. Vedrò che CDC non mi convince tantissimo. C'è meglio un Chiellini, un po' più quel co-work rate alto. Dopo apriamo la prossima partita anche Mezzala. Bello, Juan Jesus. Rimasta, eh. Ah, scappa. E il portiere esce da solo. Ma questa qua mi sa che la regalo all'ultimo. Rodri. Rodri Tots. Adesso qua dormono tutti. Lo script ovviamente non esiste, giustamente. Sento ancora un testa di cazzo dire che non esiste, Dio buono. Yamassa 17 familiari.
Giorgino anche abbastanza veloce, non, cioè, corre. Vabbè, cosa ho avuto pure io? Segna la formazione ospite con il numero 10 Gianluca Lapadula. No, ma secondo me CDC non è un po' sprecato, cioè non esalta, cioè non è una posizione che lo esalta tantissimo. Quindi, cioè secondo me posizione ideale COC. Cioè COC, vediamo adesso la botta di McKennie, infatti sì. McKennie mezzala, cioè dopo dipende come l'avete i giocatori, tipo io ho tre giocatori che potrebbero, cioè, che hanno posizione ideale secondo me mezzala, perché Jorginho secondo me messo mezzala lavora ancora meglio, però non posso tenere McKennie CDC perché non si muove. Facciamolo segnare. Ah, dai. Allora, vediamo la vera. Oh, esulta, perfetto. Non perfetto. Volevo regalargliela, ma no. Non si esulta per un gol regalato così a caso. Giorgino qui. Fare un po' trollare un pochino. Si fischia, ma adesso devo tirare gol. Ah no, via. Posto. Tre 18. Comunque no. Posizione ideale CC o COC, vabbè, dopo dipende come giocate. Cioè, tanto ormai lo sapete tutti, le squadre sono sempre quelle, dai livelli alti. Ovvio, se fate con me che volete giocare a caso, fate tranquillamente Jorginho, mettetelo pure punta se volete, cioè non è quello il problema. Oltre a questi test, vediamo un attimo vediamo un attimo cosa. È uscito alle 7 perché non ci ho ancora fatto caso, onestamente.
pare sia un pacchetto scambiabile questo. Non è scambiabile, però probabilità bassissima, però beh, questo no workout. Akanji. No workout, ma ho visto se è un 82 più 1. Scommettiamo Gignac? No, Suarez. Pacchetto 7 giocatori rare 81 più. Ma facciamo quest'anteprima. Diamo un'occhiata. Nuovo tipo di pacchetto sembra. Non è walkout. Nelle anteprime mai preso un walkout ancora. ES? Cos'è? Promes? No, Bergwijn. Cioè 70. Comunque l'EA non sa più come truffare la gente perché c'è 7 giocatori 81 più. Gli 81 valgono 900, 1000 massimo. Gli 82 valgono massimo 4000, boh, qua spacca il mondo. Questi qua massimo 7000. Facciamo il conto, 14. Poi vabbè, ma proprio faccio tutto per eccesso, 14, 18, 22, 23, 24, 25.000 crediti mi farei con questo pacchetto, pagando in 75.000. Cioè non. È proprio una truffa, cioè ancora sono truffa sti pacchetti, almeno vedi cosa c'è dentro, quindi magari no, uno che vuole shoppare più ragionevolmente fa. Dice vabbè, oh, non ho beccato niente, aspetta almeno. Cioè, magari uno che shoppa, magari vuole shoppare un bel po', magari dice ecco, un pacco Ultimate in cui c'è un 81 non lo prendo, ma magari, non so, vedo che anche se c'è un 83 che è un po' smarcio, prendo quello via. Allora, andiamo a vedere al volo le ASBSE. Poi oggi è sabato. Ho fatto l'iscrizione alla VL, non ho fatto ancora una partita. Adesso, facciamo, non so. E insieme a Jorginho per Rice, che sembra molto buono. CDC puro. Speriamo di no, però metti che piglia l'upgrade di 2 dopo diventa 99 fisico, 90, 98, dai, tanto è Premier, quindi lo strapomperanno a livelli incredibili. Tra l'altro 4-4. Poi Dolberg, questo vabbè dai, cioè classico, un giocatore inutile, perché dai, 85 equilibrio, troppa forza, sarà un tronchetto questo. Quanto è? 4-4. Alto normale. Ma sì, proprio in un'esoticona di quelle esotiche che proprio, cioè, nessuno fa più ormai. Vediamo un attimo cosa chiede. È un 84, costerà sui, boh, 50.000 la sfida, vabbè. Vabbè, giocatori di marca che ne ho fatto uno, ho anche provato, era Larsen. Larsen che mi piaceva, ma quel 3 di abilità lo bloccava troppo, non era. Cioè, andava bene COC perché aveva dei buoni passaggi. Un buon dribbling, però quel 3 di abilità pesava troppo, sfortunatamente. Quindi, vabbè, dopo ho dato via insieme anche a Gosens. Gosens che mi era piaciuto molto. CDC Lawrence. Braithwaite, la carta, bella, l'ho già vista le stats. Un po' come Dolberg. Mentre di lei è un mostro, pare sembra un mostro.
Questo cos'è? Pacchetto 11 giocatori Tots, 91 più, ma è massimo 89, non dice niente. E invece qui minimo 88, cioè di fare. Ho fatto iscrizione, ma probabilmente non faccio, cioè non so, non c'ho voglia. E niente, dai, passiamo al recap di questi giocatori, tanto ormai li abbiamo provati, visti e rivisti. Allora, partiamo con questo McKennie, come ho detto, CDC singolo non lo può fare. Forse un 4-2-3-1, un 4-4-2, magari proprio in quello con i CDC va meglio di fianco a uno con un work rate un po' più. Cioè, work rate alto difensivo, magari, ma non è male lo stesso. È usato manualmente, difensivamente molto forte. Stile intesa consigliato. Secondo me, se volete usare proprio CDCE, secondo me lo stile intesa migliore è Ombra. Poi, ovvio, io lo uso mezzala, quindi uso Falco, che così aumenta un po' la finalizzazione qua e là, ma un po' l'accelerazione così, ma. Dopo lì, stile intesa, sappiamo quelli che conta. Cioè, poi in una carta così che ha tutto sopra 90 quasi, tranne il tiro che cioè, è più basso del 90 soltanto per il tiro al volo, i rigori e la finalizzazione, ma il resto è comunque 90 più. Quindi non c'è niente da dire su questo. Passaggi li fa. Diciamo che i passaggi li fa abbastanza bene, col piede forte, col suo piede migliore. Che vabbè, piede destro molto bene. Col debole fa un po' più fatica. Il dribbling lasciamo stare. Cioè, proprio con lui non si può skillare, non si può fare niente. Cioè, lui è proprio difensivo. Allora proprio da prendere, scattare. Metti che parte bene. Perché metti che invece di valere ogni volta quell'83 di accelerazione, parte quel 99 di velocità scatto. Che prende velocità abbastanza velocemente, così magicamente per nulla. Magari va meglio. Comunque dai, non è male per. Chi ti fa Juve o a chi piace The Weeknd, vabbè, Weeknd. Arthur. Difensivamente Arthur molto pulito, molto. Non è male. Ma secondo me proprio il ruolo ideale per lui è mezzala in un rombo, perché c'è un work rate medio medio, però. Ah, buongiorno, lui c'ha le scarpe da catrobolo, mi sa. Mi sa che lui c'ha le scarpe da catrobolo. Le scarpe blu, mi sa che c'ha. Comunque, vabbè, sto qua è buono, dai. Corre, il giusto. Corre, cammina, tira. Vabbè, dai, cioè. Si scopa le vecchie, fa tutto. Tokyo, Tokyo. Tokyo lo facciamo, Tokyo lo facciamo, dopo questo sì, vabbè, tanto ormai sono scaduti, cioè andate pure a farli questi qua, tanto sono scaduti, cioè cazzo vi fate, vabbè, invece sto qua fatelo perché gli inglesi fanno schifo, cioè perché fan cagare, l'Inghilterra fa schifo, qua è buono, l'uso COC e vaffanculo. Vabbè, e detto ciò, stoppo un attimo la diretta e vado su Tokyo.